Buongiorno per Notizie Abruzzo, siamo a Pescara in compagnia di Gianluca Zelli, coordinatore regionale di Azione Politica. Questa mattina lei ha presentato il nuovo candidato di Azione Politica per l'elezione comunale di Città Sant'Angelo. Allora, le iniziative di Azione Politica. Ma stiamo continuando a fare il nostro lavoro con calma, senza cercare di traumatizzare troppo il sistema, tra virgolette, perché poi è questo che spaventa forse qualcuno. Quindi noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, quindi siamo sui territori, Città Sant'Angelo, iniziamo a presentare il nostro primo sindaco, perché poi ci saranno gli altri quattro comuni la prossima settimana, insomma, daremo le nostre posizioni. Abbiamo scelto una persona seria, autorevole, che è Arturo Daddona, insomma, che ha governato come capo della stazione Carabinieri quella città per 20 anni, quindi continuiamo con la nostra strategia, insomma, quella di mettere persone oneste, capaci, perché è una componente fondamentale oltre all'onestà, e chiaramente che ci tengono ai territori che andranno ad amministrare. Allora, lei ha riflettuto molto dopo lo strappo avuto nel centro-destra, cioè Azione Politica in realtà ha portato 20.000 voti, poi di colpo qualcuno si è alzato durante le trattative e ha detto: non vogliamo più Azione Politica. Lei, come dire, forse anche saggiamente ha evitato di inasprire le polemiche, però adesso che cosa accade? Azione Politica è sempre nell'ambito del centro-destra? Sì, c'è stato anche qualcosa in più che mi ha portato alle mie dimissioni, cioè non è solo quello di buttare dalla finestra i nostri 20.000 voti, ma anche quello di cercare di strumentalizzare personalizzando la mia figura, cioè la riunione era Forza Italia, Lega e Zelli, l'assessorato era per Zelli, siccome Zelli è una persona che non si è mai candidata e soprattutto non ha bisogno di lavorare perché un lavoro ce l'ha, andava un attimo riqualificata l'immagine di Azione Politica. Quindi se il problema, se la scusa o l'alibi, perché poi di questo stiamo parlando, ero io, è stato giusto mettermi un attimo da parte per cercare di mettere invece una persona capace, una persona che sta in quel sistema e che conosce molto bene le persone dei partiti, che è stato Angelo D'Ottavio, che ha lavorato molto bene in questo periodo, però è stato altrettanto snobbato, quindi le cose non sono cambiate, quindi il fatto che la mia figura fosse ingombrante era semplicemente strumentale, solo perché faceva comodo dirlo, insomma. Quindi a quel punto il coordinamento regionale insieme ad Angelo mi hanno chiesto di rientrare, e siccome c'erano amministrative, quindi il capitolo regionale chiuso, ho accettato volentieri, perché comunque Azione Politica l'abbiamo costruita insieme, quindi insieme è giusto che la portiamo avanti. Alle amministrative vedremo, stiamo lavorando, non lo so se siamo nel centrodestra, probabilmente no, perché è un centrodestra respingente, non è un centrodestra inclusivo, è un centrodestra che nell'ultimo mese e mezzo non ha fatto un tavolo regionale, è un centrodestra che non ha fatto neanche tavoli comunali. Abbiamo subito un sindaco di Pescara scelto come sempre, come oramai succede sempre di più, da Roma, abbiamo visto un sindaco di Montesilvano scelto direttamente da un unico partito, Città Sant'Angelo idem, Giulianova idem, cioè a me non sembra che ci sia un centrodestra, mi sembra che ci sia un agglomerato di partiti e che poi ogni volta, a seconda del comune, c'è uno che decide o l'altro che decide, escludendo chiaramente tutto il resto. Noi nascevamo come movimento complementare ai partiti, ma a me sembra, insomma, che i partiti vogliano gestire da soli, vogliano governare da soli. Noi ne prendiamo atto, non essendo in un partito, insomma, non è che ci mettiamo a giudicarli, prendiamo atto di quello che fanno e qual è il loro atteggiamento e andiamo avanti. Quindi, come a Città Sant'Angelo abbiamo presentato il nostro candidato sindaco, vedremo se farlo anche nelle altre tre province, come è probabile. Infine, dialogo aperto anche con il centrosinistra e magari anche con Carlo Costantini del Polo Civico? No, il centrosinistra è una cosa che noi abbiamo sempre escluso e continueremo a escluderla. Noi comunque anche crediamo negli ideali politici, non solo chiaramente in uno schieramento geografico, tra virgolette, logistico. Quindi è chiaro che noi stavamo nel centrodestra perché credevamo in alcuni valori che poi il centrodestra ha chiaramente, secondo noi, un po' smarrito ultimamente, ma questo è chiaro che non ci può portare assolutamente a sinistra, che è un'area che su cui non condividiamo nulla, insomma. Quindi Carlo Costantini è un movimento civico, ci stiamo dialogando, vedremo. L'idea di cominciamo a vedere effettivamente che cosa fa Azione Politica ci sta un po' stimolando, vediamo in questi giorni, parliamo con Costantini, parliamo con altre persone, però insomma decideremo in questo fine settimana, insomma. Quindi poi alla fine, oltre alle persone, saranno decisi anche i programmi, magari il confronto sarà anche sui programmi. Beh, quello sempre, noi l'abbiamo sempre fatto. Stamattina abbiamo presentato
un programma che abbiamo condiviso con la Civica e ci sta appoggiando anche su Città Sant'Angelo, abbiamo condiviso insieme, e la stessa cosa faremo negli altri comuni, sia più picchi, adesso sto citando chiaramente solo i 4 a ballottaggio chiaramente, però anche negli altri piccoli comuni saremo presenti, come Mosciano, come Trasacco, insomma all'Aquila, partendo dai programmi e dalle persone, quindi dove non troveremo dialogo, perché è quello che noi abbiamo sempre cercato e continueremo a cercare, dove non troviamo dialogo andremo da soli, cioè poi sarà la gente, io sono sempre per il potere al popolo, nel senso non di sinistra ma nel senso vero del termine, cioè poi sono gli elettori che decidono veramente chi ha ragione e chi ha torto, quindi se ci daranno ragione saremo contenti, se ci daranno torto ne prenderemo atto e torneremo tutti a fare i lavori che già facciamo, quindi per noi la politica è un senso di dare, è un senso di cercare di fare qualcosa per la nostra regione, per il nostro comune, in questo caso specifico che siamo a Pescara. Se i cittadini vorranno avere qualcosa da noi saremo ben felici, altrimenti torneremo a fare quello che facevamo, con la massima serenità insomma. Bene, ringraziamo Gianluca Azzelli, coordinatore regionale di Azione Politica. Grazie a lei e buon lavoro.